Salute a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube MCC137. Io sono Maria Cristina Di Vasto e oggi voglio portare alla vostra attenzione una chiacchierata che mi sono fatta con il dottor Giulio Tarro. E, l'ho invitato per questa chiacchierata in quanto YouTube mi ha rimosso un video di una sua intervista che avevo pubblicato, sicuramente per delle segnalazioni che sono state fatte da quelli che oggi chiamano fact checker, ma che in realtà sono degli infami, perché questo sono degli infami. E, abbiamo parlato in special modo della censura che sta subendo, di come la sta vivendo lui e ovviamente anche di vaccini e della terapia del plasma. Ringrazio tutti quelli che stanno sostenendo il canale con una donazione o con una condivisione. Il vostro sostegno mi gratifica. Grazie, grazie, grazie. Se avete la possibilità potete fare una donazione PayPal, c'è il link in home page oppure nell'info box, e se non avete la possibilità potete mettere in condivisione i video di vostro interesse o il canale tra i vostri contatti o nei vostri social. Grazie a tutti e buon ascolto e buona visione. Alla prossima. YouTube, la mia modalità è quella dell'informalità, quindi allora ci troviamo sulla stessa perché credo che tra umani, no, io mi occupo di diritti umani e quindi tra umani bisogna insomma parlare da cuore a cuore, troppa formalità a volte ci allontana. D'accordo. Io sono molto informal. Benissimo. E niente, allora l'ho contattata perché appunto, come le dicevo nell'email, avevo pubblicato un'intervista leggendola sul mio canale, quella dove precisamente era, quella dove lei, il titolo era La strage non è Covid-19. Diciamo, mi sembra una delle prime forse interviste, se non erro. E praticamente YouTube me l'ha rimossa, evidentemente qualcuno ha segnalato il video, perché lì si parlava anche di plasma, aveva anche accennato al fatto del plasma, che non era necessario i vaccini assolutamente, perché comunque si tratta di un ceppo che comunque si modifica e quant'altro. Ma siamo in epidemia e quindi il vaccino è sempre un preventivo. Dobbiamo purtroppo occuparci della terapia, non della prevenzione, visto che ormai siamo in corso di epidemia. Esatto, ma e quindi volevo chiedere a lei, più che trattare argomenti chiaramente a livello medico, che ho visto che ha fatto tantissime interviste dove ha parlato di questi argomenti, volevo chiederle come sta vivendo lei questa modalità che stanno attuando con le varie censure. Ho anche visto che sul sito di Wikipedia addirittura hanno variato alcune cose che riguardavano il suo curriculum, mi sembra. Lei come la sta vivendo questa? Ci sono inventati il mio curriculum su Wikipedia dove non c'ero, per cui a questo punto presumo che hanno utilizzato lo stesso momento in cui hanno fatto quegli attacchi dall'Espresso online, anche l'altro Foglio online, anche diciamo, il momento diciamo, hanno concentrato diciamo, tutto insieme anche per questa diciamo, falso Wikipedia, che per giunta io essendo nell'enciclopedia americana non ci ho mai tenuto a comparire su Wikipedia. No, ma infatti Wikipedia non è assolutamente affidabile per avere informazioni corrette su determinate questioni. E quindi lei da umano sta vivendo, insomma, dopo aver dichiarato la sua posizione, secondo lei, secondo la sua esperienza su quel che riguarda il virus, hanno incominciato a sia a censurare i suoi video su YouTube, perché ho sentito anche di altri canali dove i suoi video sono stati tolti, e anche ho letto qualche tweet, e lei si aspettava una situazione del genere nel 2020? Ma francamente, diciamo, queste specie di attacchi, non dico non si usavano una volta, ma bisognava chiaramente fare delle polemiche scientifiche e non attaccare la persona. Cioè, queste sono cose molto,
di notevole disonestà intellettuale in particolare, a parte potremmo parlare di educazione di base, soprattutto anche nei riguardi di persone che, tra virgolette, dovrebbero essere anziane, per non parlare di esperienza. E forse questa è la gravità più grande, e l'esempio che poi si dà a chi guarda queste informazioni e prende comunque l'essere umano vive per emulazione, quindi vedendo certi atteggiamenti, certe situazioni come vengono trattate, poi a pioggia nella cultura, insomma, quotidiana, si rivedono queste manifestazioni di poca educazione nei confronti del prossimo, e piuttosto che argomentare con, appunto, argomenti scientifici, si va ad attaccare la persona. E soprattutto quando si cerca di prendere lo spunto da aspetti di, come dire, di persone che lo fanno, come dire, per il piacere della scienza, con grande coscienza, rispetto a gente che è prezzolata e viene pagata pure per quello che dice, e lo dice pure male e fuori luogo. Infatti tutto questo è partito dal fatto che hanno fatto il patto per la scienza, che se andiamo a leggere sulla prima home page, il patto trasversale per la scienza è uno strumento di progresso e di civiltà nelle mani dei cittadini. L'obiettivo principale è portare le evidenze scientifiche alla base delle scelte legislative e di governo di tutti i partiti politici, trasversalmente. Siamo inoltre un mezzo operativo e una cassa di risonanza per tutti i cittadini che vogliono combattere bufale e fake news in ambito medico-scientifico, così come i ciarlatani e gli pseudomedici. Vogliamo promuovere la cultura della scienza e il metodo scientifico attraverso programmi formativi e divulgativi in ambito scolastico, sanitario e soprattutto mediatico. Quindi loro parlano di pseudomedici, ma io mi domando e dico, chi gli dà a loro l'autorità di decidere chi è uno pseudomedico e chi no, secondo lei? Ma io direi da quale pulpito viene, diciamo, questa predica, risponderei in particolare. Proprio perché, diciamo, questi soggetti che hanno fatto questo patto, e sia quelli che sarebbero, non dico scienziati, perché scienziati è un termine aulico, che è una cattiva traduzione dall'anglosassone, da scientist, science vuol dire uno studioso, studiosi quindi di una materia e non da scienziati, che in italiano ha un altro significato. Direi che questo soprattutto ha dimostrato un'associazione fra questi pseudo studiosi insieme a gente, diciamo, a politici che sono sempre stati dei politici, come sappiamo, fini a loro stessi e ai loro interessi, e quindi già di per sé sarebbe un'associazione, diciamo, disonesta. Proprio questo vuol dire disonestà intellettuale, proprio come principio, come partenza, ecco. Come base. Infatti, a livello proprio di come si stanno muovendo e delle azioni che stanno portando avanti, sembra proprio che operino come un'associazione per delinquere con i fondi pubblici, perché stanno utilizzando i fondi dei cittadini, dei contributi dei cittadini per portare avanti tutte queste questioni. E questa epidemia ha rappresentato, diciamo, proprio è un esempio, diciamo, notevole per quanto lei ha appena affermato, ossia questa situazione che abbiamo, come dire, l'esempio di questa epidemia, come tutta questa epidemia è stata, per così dire, manovrata in maniera proprio di mancanza completa di scienza e coscienza. Quello è il problema, che qual è la motivazione che ha portato a fare questo? Perché adesso si sta parlando tanto della questione vaccini, ma noi sappiamo che i vaccini, i vaccini comunque, come tutte le questioni del nostro sistema, girano nell'ambito commerciale. Quindi se riguarda l'ambito commerciale, per vendere i vaccini bisogna fare pubblicità.
hanno bisogno di clienti. Quindi tutta questa grande rilevanza che hanno dato a questo virus, ma siamo sicuri che stiamo parlando di un virus mortale? Perché se andiamo a vedere i dati statistici, in confrontandolo all'anno scorso e a quest'anno ci sono 20.000 morti in meno. Lei cosa ne pensa? Ne penso soprattutto che proprio per il coronavirus abbiamo avuto la stessa prima SARS con 10% di mortalità, la stessa SARS del Medio Oriente addirittura con un terzo dei casi, quindi 33% di mortalità, e non ha niente a che vedere con questa attuale, che anche i stessi risultati iniziali del 2-3% di mortalità sono praticamente stati ridimensionati addirittura all'1% dagli studi approfonditi degli studiosi americani sui numeri cinesi, e quindi effettivamente non ci sono altre, diciamo, compromissioni, soprattutto altre patologie, da quelle cardiocircolatorie a quelle metaboliche, diabete, a quelle di altre patologie dello stesso polmone, del fegato e del rene. Ovviamente non c'è motivo per un soggetto sano che non ci sia una mortalità sicuramente al di sotto dell'1%. Ma quindi il fatto che molti medici hanno asserito che sì, si tratta di un'epidemia, ma si tratta della classica epidemia influenzale, forse un po' più pesante, ma comunque di influenza. Molti medici hanno asserito questo. Ma infatti, se noi andiamo a vedere, perché poi mi sono sempre, per così dire, fatto presente di quella che rappresenta il nostro sistema in Italia di controllo, che è quello legato all'Istituto Superiore di Sanità, che già a fine marzo, nel momento, diciamo, peggiore della nostra epidemia, aveva parlato di aver controllato, se non sbaglio, parlava di 900. 9 cartelle di soggetti vittime diciamo, cosiddette di questa epidemia, e soltanto, diciamo, 19 di queste cartelle, di queste vittime, erano legate al coronavirus. E se noi vogliamo andare ancora più recente, a un comunicato ufficiale del 21 maggio, sempre dell'Istituto Superiore di Sanità, hanno parlato di aver, diciamo, analizzato 3.032 cartelle su 31.096 morti, e loro hanno parlato esclusivamente di 124 soggetti sani che erano morti per il coronavirus, il che vuol dire, in termini proprio percentuali, che soltanto il 95,9% dei soggetti erano morti con una media di anni 80, e in particolare con tante altre patologie. Per cui, se noi, anziché parlare di percentuale di letalità, che è ovviamente riferita al numero dei contagi, e la portiamo a percentuale di mortalità nell'ambito di una popolazione, soltanto 1.271 persone sono morte su 60 milioni di abitanti italiani. Quindi diciamo che hanno utilizzato questi dati, li hanno un po' mistificati per far passare il messaggio, soprattutto a livello mediatico, ma anche politico, perché poi i media riportano quello che i politici dicono, l'hanno utilizzato per fare pubblicità, perché adesso ho visto che È appunto. stato un continuo sindrome da panico, hanno indotto soprattutto il famoso bollettino di guerra delle ore 18, che era pieno tutto di falsità, nel senso non c'era numero di contagiati rispetto al numero dei tamponi fatti, c'era solo un numero di morti, ovviamente non precisando da che cosa erano morti, quindi anche morti che non c'avevano niente a che fare col coronavirus, e poi finalmente si è parlato di numero di soggetti dimessi e quindi guariti. Quindi hanno fatto una grande pubblicità tramite questo pseudovirus mortale per portare avanti appunto le vaccinazioni, che poi sappiamo bene che nelle zone di Brescia e Bergamo ci sono state alti livelli di vaccinazioni l'inverno a dicembre 2019 e proprio lì ci sono stati il più alto numero di mortalità. Infatti si è Allora. parlato di 185.000 dosi di antinfluenzali che erano state richieste, e di 34.000 dosi di antimeningococco che erano state richieste, rispettivamente a Bergamo e a Brescia. Quindi questi vaccini non è che fanno tanto bene, vanno ad abbassare il sistema immunitario che invece dovrebbe essere bello attivo per reagire comunque a un virus come il coronavirus o altri virus che ci possono essere.
no? Ma io penso che dalle vaccinazioni rappresenta senz'altro un grande passo avanti, siamo nell'ambito ovviamente, così dire, della medicina, però dobbiamo anche tenere presente che la vaccinazione deve essere sempre una scelta libera, legata ovviamente alla conoscenza, e quindi chiaramente non possono, i popoli anglosassoni non hanno, diciamo, obblighi, e tantomeno ovviamente gli scandinavi, cioè sarebbe, come dire, un controsenso parlare, diciamo, di imporre qualcosa a Stoccolma, per esempio, cioè inconcepibile, è stato sempre rigettato al loro Parlamento queste modalità di obbligo. Ma al di là dell'obbligatorietà, abbiamo visto negli anni precedenti, con tutta la campagna pubblicitaria che hanno fatto, le campagne di vaccinazione per i bambini, ma lei da dottore le sembra normale, somministrare 10 vaccini a dei bambini piccolissimi e obbligare le famiglie a fare questi vaccini, altrimenti non li fanno andare a scuola? Cioè, un bambino. Come può sopportare l'inoculazione di determinate sostanze che sono sostanze chimiche e dalle ricerche che hanno fatto alcuni hanno trovato anche cose che non si avvicinano minimamente alla linea medica e salutare? Cioè, un bambino come reagisce a 10 vaccinazioni? Lei che è dottore, mi può A dire me cosa ne questo è pensa? fondamentale, innanzitutto, che proprio perché i vaccini vanno ai bambini in particolare, che dovrebbero essere tra i farmaci, e quindi li chiamiamo farmaci perché tali sono, più, diciamo, più corretti, quelli che bisogna dare maggiore attenzione, che dovrebbero dare proprio o non dare proprio effetti collaterali. Ecco, questo dovrebbe essere una cosa di principio, soprattutto appunto per i vaccini, che poi, soprattutto quelli che vanno ai bambini. Ma se dietro i vaccini c'è un circuito commerciale che gira e che guadagna denaro sopra questi vaccini e ne vogliono iniettare 10 a dei bambini solamente in Italia, perché soltanto in Italia c'è la necessità di iniettare 10 tipi di vaccini nell'arco di poco tempo nei bambini e negli altri paesi no? Cioè, che cosa stanno sperimentando in Italia con queste vaccinazioni? C'è qualche sperimentazione in corso, qualche test che noi non conosciamo? Purtroppo questa obbligatorietà è stata fatta appunto come si ricorda, dal 1 agosto del 2017, e poi ha seguito 6 mesi dopo anche la Francia con 11 vaccini obbligatori. E tutto questo chiaramente sembra che in queste nazioni siano state scelte sempre a Davos, per non fare nomi, dove c'era stato chiaramente un diverso approccio iniziale. Nel senso che da quando si riuniscono e quando sono intervenuto poi dalla Gates Foundation, la Rockefeller Foundation, si è parlato appunto di incrementare i vaccini, le cui case si erano ridotte soltanto a 3 producenti vaccini, dopo che avevano avuto grossi, per così dire, perdite a livello di spazi medico-legali, soprattutto per vaccinati influenzali, e quindi a Davos è stata rilanciata questa, si può dire, metodica vaccinale, anche ricercando vaccini per dire, per la carie, per il concepimento, per la droga, ecco, a parte ovviamente il rilancio dei vaccini anti-influenzali. Si è parlato di vaccini addirittura di nuovo per il vaiolo, oppure eventualmente per l'antrace, insomma. C'è stato, e poi per non parlare poi dei vaccini antinfluenzali per l'aviaria, per la suina e così di seguito. Per cui effettivamente molte volte i governi sono stati costretti, si fa per dire, a comprare questi vaccini che poi ovviamente o non li hanno utilizzati o hanno fatto la donazione in Africa dove non servivano proprio. Ecco, quindi diciamo che c'è molta leggerezza e superficialità, oppure ci sono degli interessi dietro che muovono determinate azioni politiche. E questo purtroppo è quello che io vedo. Io nella mia esperienza lavorativa ho lavorato 10 anni come operatrice di uno sportello pubblico per il comune di Vasto, operatrice informa giovani, e mi occupavo di informazioni.
E ho visto negli anni in cui ho lavorato dal 2007 al 2016 in questo ambito, e ho potuto vedere, appunto perché mi occupavo di informazioni soprattutto pubbliche che potevano interessare ai miei utenti, di quanto il sistema politico non badi assolutamente agli interessi e al benessere dei cittadini, ma c'è sempre qualche interesse dietro che porta ad fare azioni politiche. Questo è gravissimo, secondo me, in un paese che ormai sono dal 2008 che c'è stata la grande crisi, sono 12 anni ormai, e con questa problematica che c'è stato di questo virus hanno dato una botta maggiore a quella crisi che già c'era e che non si è mai ripresa. E c'è, oltre al panico che hanno inserito con la paura di questi virus, questo virus, eccetera, c'è proprio un abbassamento, secondo me, delle difese immunitarie, perché la paura ti fa stare sempre agitato, poi la sofferenza se vedi dei cari che stanno male. Quindi diciamo che si è creato tutto la preoccupazione del lavoro che non potevi andare a fare. Quindi si è creato tutto un circuito. C'è stato uno stress continuo, uno stress che, come sappiamo, è legato non soltanto cominciare dall'alimentazione o dal non corretto stile di vita, ma soprattutto appunto da questa continua informazione che ha fatto sì che non è una questione soltanto di abbassamento dello stato immunitario, che poi sappiamo che questo avviene, ma anche tutto un aspetto se ne debbono occupare i neuropsichiatri, ancora siamo solo all'inizio, secondo me, per tutto quello che è stato seminato. Esatto, infatti ho visto qualche video adesso che hanno iniziato a girare sui treni, eccetera, di gente con un nervosismo molto alto, molto aggressivi, e per un non nulla partono proprio litigi molto accaniti. Quindi pure secondo me siamo solo all'inizio delle gravissime problematiche a livello psichiche che hanno portato in essere. Comportamentale, proprio, è vero, così Comportamentali, purtroppo. certo, perché anche il distanziamento sociale, anche quando ci si incontra, che ne so, in giro, uno è bloccato perché da una parte c'è la voglia di salutarsi dopo che non ci si vede da tanto tempo, e dall'altra invece c'è la mente che ricorda il distanziamento sociale, le regole che hanno dato. Secondo lei questo distanziamento sociale è utile alla causa, oppure secondo lei è esagerato e immotivato? E anche l'uso attualmente delle mascherine che continuano a obbligare? Ma senza dubbio è errato, anche se noi pensiamo che questo dovrà essere addirittura associato ai bambini di pochi anni, in cui diciamo, finora è sempre stato un punto di riferimento alla possibilità appunto dei bambini di stare tra loro, di giocare tra loro, per non parlare eventualmente anche con la crescita, quello che significherebbe avere diciamo, queste mascherine che non avrebbero proprio senso. Ho visto che la regione Friuli Venezia Giulia sta per fare un'ordinanza dove vogliono abolire sia le mascherine sia all'aperto che nei locali chiusi, quindi può essere un primo passo di ripresa di coscienza e di rendersi conto che in piena estate è assurdo portare le mascherine anche quando si passeggia, si cammina, è qualcosa di cosa c'è di salutare il medico? Abbiamo direi non soltanto l'aspetto chiaramente che riguarda la fisiologia della respirazione, ma addirittura abbiamo anche la parte di queste mascherine che proprio l'estate saranno dei terreni di cultura di germi più diversi. Certo. Ma c'è anche la problematica a livello, appunto, forse della vera salute che si va ad avere dei problemi. La salute, appunto, di come un individuo può vivere tutto questo, soprattutto dopo 3 mesi che le televisioni continuano a ripetere come un mantra le stesse cose. Cioè diventa quasi un incantesimo. Sì, ma lei pensa che
livello, diciamo, politico. C'è stata addirittura la dichiarazione che poi non uscite finché non c'è il vaccino, non uscite finché non vi fate la vaccinazione per l'influenza e cose simili. Cioè, siamo proprio nell'ambito proprio, diciamo, della psichiatria. Quello è che mi preoccupa, e soprattutto da donna, perché comunque vedere tutta questa società che vive e porta avanti determinate questioni in questo modo è chiaro che è preoccupante. È preoccupante soprattutto per chi ha dei bambini, il fatto di far mettere ai bambini da 6 anni in poi, per fortuna hanno risparmiato quelli più piccoli, perché forse non c'erano mascherine piccole per i bambini piccoli, però da 6 anni in poi a far mettere queste mascherine ai bambini, io credo che sia una gravissima violazione dei diritti fondamentali. E c'era anche un video di una ragazza che stava passeggiando in Lombardia da sola nella natura, è stata fermata da dei vigili dove gli hanno obbligato, con la paura che gli avrebbero fatto una multa, di mettersi la mascherina. E allora uno che esce a fare una passeggiata se non può respirare l'aria pura? Cioè, siamo arrivati a un punto, secondo me, gravissimo. Vabbè, ma manca completamente il buon senso, manca anche quando sono state, diciamo, stabilite queste norme, che non hanno niente di, diciamo, non dico di buon senso, ma nemmeno, come dire, se noi pensiamo che, si è sempre detto, la luce, sole, sono le cose principali per una buona salute, figuriamoci che cosa vuol dire e che significato c'ha, soprattutto nella diffusione del virus all'aria aperta, dove non ci sono altre persone e cose simili. Cioè, oramai siamo proprio, secondo me, anche un minimo, per così dire, di equilibrio anche in questi che dovrebbero farci rispettare le leggi. Ecco, a me sembra che vogliano trasformare l'umanità in qualcosa di lontano dall'umanità, quasi robotici, perché il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, ormai anche nelle regioni in cui non è obbligatoria la mascherina all'aria aperta, tutti portano la mascherina, cioè è qualcosa di incredibile. Non abbiamo più a che fare con l'umanità vera che sa qual è il proprio benessere. Se io esco, vado a fare una passeggiata e mi obbligano a mettere la mascherina, ma dopo 5 minuti vedo che non riesco a respirare bene, io sta mascherina me la tolgo. Perché invece tutti continuano a tenersela, anche se sentono che gli fa male, che molti sono svenuti? Ma la cosa più brutta sono quei lavoratori che lavorano 8 ore al giorno e devono indossare quella mascherina. Loro sono quelli più purtroppo violati nei loro diritti fondamentali. Ma sa bene che inizialmente le mascherine servivano semplicemente per evitare lo spargimento di virus da parte di chi era già contagiato, quindi è lui, questa è la persona che doveva indossarla, e poi ovviamente gli operatori sanitari andavano incontro a pazienti diversi, anche alcuni potenzialmente infettati. Per cui poi siamo diventati produttori di mascherine, chiaramente, talmente, per così dire, chiaro che c'è gente che si deve guadagnare sopra, che per cui sono diventati obbligatori. Torniamo sempre là. Torniamo sempre al commercio e agli interessi. Purtroppo questo è il fulcro cardine, secondo me, di tutta questa questione e di tutto questa rilevanza mediatica che c'è stato per questo virus Allora, che, abbiamo ripeto. visto anche nella terapia, se noi pensiamo che c'è questa terapia naturale, possiamo dire, della sieroterapia, e anche su quello si è cercato di speculare, si è cercato di dire che era un'operazione costosa, che non era per niente vero, perché costa meno di una trasfusione, e per non parlare poi dell'eventuale, per così dire, problemi legati a questo tipo di trasfusione, che non ha nessun problema, perché praticamente non c'è niente di più sicuro. Ecco, diciamo, per fare un esempio, diciamo, che una terapia salvavita proprio nelle città lombarde, che la Lombardia ha pagato più tributo di tutti a questa patologia, è proprio in ospedale, il POMA di Mantova, il Policlinico San Matteo di Pavia, da quando l'hanno utilizzata non c'è stata più la vittima.
parlando della terapia del plasma. E Esatto. come funziona questa terapia? Quindi ci devono essere dei soggetti che, diciamo. I soggetti guariti hanno, diciamo, gli anticorpi che l'hanno fatti guarire, e possono servire gli anticorpi proprio per quelli che sono le condizioni più critiche. Se l'hanno messo abbastanza, potrebbe essere un sistema terapeutico anche, diciamo, per la malattia, per così dire, mite, però se lo vogliamo, diciamo, utilizzare per quelli che stanno, diciamo, in condizioni malattia più avanzata, si è certamente stato un grande successo. Quindi plasma tramite le trasfusioni di sangue? Non è tanto la trasfusione di sangue, perché è la parte liquida del sangue, cioè il plasma, che Ah, viene poi ok. sedimentato e quindi può essere utilizzato appunto come siero, e ecco perché si parla di sieroterapia. E questa è una normale, diciamo, E non ci un posso. normale procedimento che si fa in tutti gli ospedali. E una parte, diciamo, addirittura chi dona il proprio sangue per questo fine, può avere anche restituiti i propri globuli rossi, perché cede soltanto la parte, diciamo, liquida del siero, non quella corpuscolata dei globuli. Quindi non ci può essere possibilità, ad esempio, di rigetto di questo siero, perché è qualcosa di naturale che il corpo ri lo riceve come qualcosa di naturale, giusto? E quei famosi anticorpi che vogliamo provocare facendo il vaccino, qualche vaccino che però non c'è. Ho capito. Va bene, grazie, dottor Giulio, per questa chiacchierata. Non voglio rubarle altro tempo, so che è molto impegnato. E se mi dà il consenso, vorrei pubblicare questa registrazione sul mio canale YouTube MCC137, se le può far piacere. Piacere, sotto qui. Grazie mille e le auguro una buona giornata. Arrivederci.